Siamo con Federico Dorigo, il mister della Spa Tornese, a commentare questa sconfitta arrivata proprio all'ultimo contro l'Olympic, che si è dimostrata una squadra tosta, difficile. Oggi un commento alla partita. Detto bene, l'Olympic, come ho sempre detto nelle innumerevoli interviste, è una squadra che comunque non merita quella classifica. Un ottimo gioco, sono ben piazzati in campo, sono organizzati sia la fase difensiva che la fase offensiva, quindi la partita era incanalata nel pareggio, è venuta questa palla inattiva all'ultimo, sono stati bravi a sfruttarla. Effettivamente nel primo tempo sembra che, soprattutto nel primo tempo, vi aveva messo parecchio in difficoltà l'Olimpico. Nel secondo tempo sembra che la Spa Tornese si sia ripresa abbastanza bene, anche se l'avversario ha ribattuto colpo su colpo. Sì, difficoltà più che altro nella nostra fase difensiva, quindi quando loro giocavano palla, i primi 45 Sì. minuti ci siamo trovati un po' in difficoltà, però non è che abbiano creato, adesso sono a caldo, non sono molto lucido, quindi Sì. non mi sembra che abbiano creato molte, molte occasioni da gol né loro e neanche noi poi tra l'altro. Ripeto, la partita era una X grossa come una casa alla fine, poi invece hanno trovato questo gol e questi punti valgono 6 purtroppo perché noi siamo stati fermi, loro ne hanno recuperati 3 comunque da noi e bravi loro. Per concludere, comunque, la Spa Tornese, indipendentemente dalla sconfitta di oggi, che sta facendo un buon campionato, è sempre al quarto posto in classifica per una neopromossa. Comunque, ottimi risultati ottenuti finora. Sì, ma noi siamo contenti, consapevoli delle nostre forze, dobbiamo crescere, dobbiamo lavorare. Andare avanti come stiamo facendo dall'inizio del campionato oggi. Ci sono momenti che ti gira tutto liscio, come all'andata, esempio, contro di loro, che è andato tutto liscio, abbiamo vinto 4-0, anche se non meritavamo. Ci sono partite come queste che ti gira un episodio contro e perdi la partita. Quindi andiamo avanti, testa alta, ci sono ancora 11 partite. Ci troveremo pronti già da domenica prossima. Benissimo, Federico, grazie.